Il punto è questo. Siamo lì, siamo stati morsi, abbiamo perso Clementine. Who is this? It's not Vernon, if that's what you're thinking. I want you to never hurt anybody again. This isn't a kidnapping, Lee. Non va bene. Non è bene che lì ci abbia gli svenimenti. Non so quanto durerà questo episodio, però non rimane molto tempo da vivere a Lee. Questo è abbastanza sicuro. Tagliargli il braccio non è una cattiva. Madonna, che impressione, sto già male all'idea. Non so se voglio che mi tagliano un braccio. Va bene, sì, facciamolo. Se c'è una chance, hai ragione. Tanto comunque morirò. Però soffrirò tantissimo, mamma mia, non voglio. Ah! Dai, adesso ti fai impiantare un bel lanciarazzi come Nemesis. Madonna, che brutta visione. Lui che cerca di salire con un braccio solo, mamma mia. Let's get our bearings and see if we can figure out a way to make it across town. Good. It wasn't my favorite hand anyway. Well, you haven't lost your spirit. Seriously though, don't treat me any different. I got one goal, you hear me? Sì, hai anche una sola mano, però, oltre ad avere un solo obiettivo. We get down and we find a little girl out there. Right, pal. Now, Che let's get our poi bearings. relativamente di recente ho avuto un incidente io col braccio, tra l'altro il braccio sinistro, niente per fortuna. Ah, abbiamo finito già il primo capitolo. Dicevo niente di permanente, però a parte la cicatrice che ovviamente rimarrà, ma insomma sono stato impossibilitato a utilizzare la mia mano dominante, ossia quella sinistra, per un bel po', e vi posso assicurare che non è bello. Yeah, looks like whoever was up here painting that sign went ass over tea kettle. Ve lo può dire chiunque abbia avuto un'esperienza simile, ma quando perdete qualcosa del tipo l'utilizzo di una mano, anche temporaneamente, cominciate a rendervi conto di quanto si diano per scontate delle cose che fate quotidianamente, insomma. That looks like Crawford Square over there. Fuck that place. Già. Did fix up our boat, though. We get Clementine and get right back. Make sure she wears her life jacket, okay? Something tells me she's not gonna want to. Non so quando. No, che palle. Non so quando dovrei Looks like interrompere Crawford Square l'episodio over there. perché il primo capitolo è finito in un attimo. Letteralmente. Hospital must have run out of doctors. Comunque già non era abbastanza impacciato lì, dobbiamo pure camminare così. That's the church across the street from the mansion. River Street should be just beyond that. We need to head back that way. We'll stop off at the mansion, like you said, and make sure we didn't overlook anything. Yeah. Just need to figure out a way to get there. That's the church across the No, street sì, from the ok. mansion. River Street should be just beyond that. Come al Just need solito to mi figure out a way to get scuso there. se doveste sentire, oltre al disturbo del microfono, di suo quello del condizionatore, perché non so che mese sarà quando questa serie andrà pubblicata, perché la metterò dopo L.A. Noire sicuramente. Però adesso è estate. What's up over here? Bell Tower. That's what's up. Yeah. That could help. Sì, me la ricordo la torre. C'è morto qualcuno qui. With the bell tower on this side of the hospital and the mansion over there. That might be our way off this rooftop. I can make it to that bell tower. I can draw the walkers down to that side of the hospital. There'll be thousands of them. That'll thin out the streets between here, the mansion, and River Street. Even if it's just Sì, a ma few come ci meters. arriviamo là sopra in queste condizioni? Cioè, posso provare a fare un salto, ma la vedo dura. Cioè, tu non ce la facevi a fare le cose. Appunto, guarda. Non è bene se caschi lì. Esatto. Cioè, tu non ce la facevi a fare i salti normali nemmeno quando eri in salute. Ma se io premo A.
Ah, ecco, meno male. Sì, esatto, dovresti saltare da un posto più alto, se proprio devi. Ok. Qui finisce lo scenario. E... qui è da dove siamo arrivati. Infatti non ha senso. Qui abbiamo già guardato. Mamma mia. Vi dico la verità, se non fosse successo il casino col canale... però potrebbe essere un indizio. Non vuol dire molto, però magari possiamo vedere dove è andato. No, no. Probabilmente si è suicidato, si è lanciato. Dicevo, se non avessi avuto questo scazzo... una scala col canale... della questione della monetizzazione che vi ho già spiegato nel mio diario di viaggio, mi sarebbe realmente piaciuto continuare a portare avanti questa serie anche giocando il DLC, la stagione 2 e tutto quello che c'è dopo, insomma. È appunto una cosa che, come ho già detto, The Walking Dead è cresciuta con me come serie, con me come youtuber, nel senso, quindi c'ho un certo valore affettivo. Sì, vabbè. Sì, ma non glielo fate fare a lui che c'ha un solo braccio. Un minimo, aiutatelo. Invece di star là a grattarvi i coglioni, tra l'altro, non è che state facendo qualcosa di più importante. Draw as many as we can this way. Get down off the roof on the opposite side and bust our asses getting back to the mansion. You think you should be the one to go? My leg's feeling better. Let me do it. If we have to decide who takes a risk like this, it should be the guy who's got the least to lose. Sì, ed è lì. What's the worst that could happen? I get bitten again? C'ha ragione. So we're agreed then. Beh, diciamo che questo ci mette in una posizione molto facilitata per quanto riguarda le scelte difficili. Certo, ovviamente il preservare Clementine sarebbe il nostro obiettivo primario. Non l'abbiamo appena spiegato perché. Ma tenetegliela ferma! Yep. Non la vedo benissimo. Insomma, Clementine la dobbiamo salvare in qualche modo. E ci riusciremo, si spera. Bene. Holy shit, man! Are you okay? Yeah, I'm fine. I was wishing I had my other hand. No shit. Try to find another way out of there? Dicevo, Clementine non muore sicuro, proprio perché ce la ritroviamo nelle prossime stagioni. E se non erro, comunque si possono portare i salvataggi da un... da un episodio all'altro. Vabbè, tiriamo la corda. Questo dovrebbe attrarre gli zombie. They're coming this way. Tons of them. Sì, ma tanto non possono arrivare sul tetto. Tutto a posto, ce la farà sicuro. Non ho dubbi che ce la farà proprio senza problemi. No, lo devono acchiappare. Beh, c'era in realtà una botola. You got this. Ah, io pensavo che lo dicevano, che lo avrei detto a loro di prendermi. Ragazzi,
Guarda sotto prima di fare un salto del genere. È la cosa più furba da fare. Don't look down! Punto. Vabbè, suppongo che le mie alternative siano solo queste. La botola immagino che non si potesse aprire a sto punto, visto che non la sta nemmeno considerando. Ok. Ci siamo aggrappati. Ma perché non stanno muovendo un muscolo? Ma che cazzo si sono rincoglioniti? Let's get the hell off this roof. Vedo che almeno riesci ancora a sparare. Holy. What the fuck? Si sono rubati la barca. Come the fuck on! Well, we're not coming back here after we find Clem. Who? Sono messo del tipo alla radio, sì. How could this happen? It's the guy on the radio, the one that's got Clem. They're gone. Holy shit, they're gone. Relax. Hey guys. Non possono essere andati. Wasn't the guy on the radio? Ah? No, dai, è stato sul serio, Vernon. The invalids? Their actions contraddict your characterization, but yeah, the invalids. He's right. They're not invalids. They're just people. People who've been dealing with shitty situations even longer than we have. No wonder they got the jump on us. I don't give a fuck if their make-a-wish was a fucking boat ride. When I find them, I'm gonna rip their throats out. I can't believe they did this to us. It's sick. It really is. They use your goddamn sympathy for sick folks and then stab us right in the back. They didn't use shit. They did what anybody would have done. They've been living like ghosts forever and they were fed up. That's it. Sì, però non è tanto giusto. Feels bad about it. Beh. Leaving us and Clementine behind. Quindi Clementine non è con loro, su questo siamo sicuri. Dopo tutto il casino per trovare questa cazzo di barca, è ovvio che non sarebbe andata bene, però porca puttana. Can you go over the fence and let us into the backyard? We shouldn't be out in the open. Yeah. This is not happening. Everything is so fucked. Clementine is still out there. So we get Clementine and then what? We get the fuck out of cities. I'm done with cities. We go into the countryside and make a go of it. I don't want to go back out there again. Then don't. Go your own way. You're every man for himself until you and your boyfriend actually need something. You wouldn't have had a boat to lose without us. So shove it, okay? Everyone keep it together. Nothing has changed, has it? Nothing has changed? I mean immediately. We stay the course. Don't turn on each other. Sì, non mi pare un'ottima ragione per litigare. È chiaro che non è colpa di nessuno di noi. We can do this in the yard. Se la barca è andata. What do you think, Lee? What do we do now without a boat? Well, I know you. Cazzo, proprio a me lo dovevi chiedere. Troviamo una città piccola. Number two. Ne troviamo un'altra. It's not like that, man. Bullshit, it's not. Don't engage him, Omid. Io direi di cercare una piccola città. Maybe one that hasn't been ripped up too bad. At some point people are gonna have to start rebuilding. Esatto, dovremmo ricostruire una società. I don't know. Lee's right, Krista. We've been so goddamn scared of strangers for so long, but at one point, we gotta take our chances, right? This is bullshit. You might not even be around, so. Sì, ma in effetti, su questo punto c'è anche ragione, Kenny. Hey, it's still his little girl out there. She's number one. That's the end of that, okay? Beh, anche questo è un buon punto. Oh shit! Here they come! In the house! Ma mannaggia, dai, non ci posso credere. Into the backyard, right? Maybe not. We can secure this place. Krista. Get on the windows in the front room. Check the boards. Got it. Kenny. Move anything you can up against the doors. Sì, che io non lo posso fare. That's what I was thinking. Omid. Omid. What is it? Everyone, help Omid now! Porca troia, e ci mancava che non trovavo un modo di cascare. Ma è del tutto colpa sua, in effetti, però porca puttana. Lee, help! Cut their fucking.
fucking arms off! There's gotta be a knife or something in there! Mamma. Hurry! Aiuto! Cosa faccio? Un coltello. Un macete! Take their goddamn arms off! È un macete questo? Oppure. È una mannaia! Dai, l'ultima! Now what? Bene, Everybody, we have to hide and then find. Ci nascondiamo? Lee's right. This place is secure. Non sono più abituato a far scelte, è troppo tempo che non gioco a The Walking Dead e mi sento. Sì, il cazzo però. Ci nascondiamo, sono tutti qua. Tutta questa tensione. Ah, questa è Bree. Oppure è semplicemente il modello di Bree che è stato riciclato, ma penso sia Bree. Guys, help me with this. Ti aiuto io. Ti do una mano. Ah, di nuovo. No. Pensavo ci fosse un'altra B. Tutto stanno sfasciando, non va bene. Informazione. Non è bene. 3, 5. Quindi possiamo farne fuori massimo 12. Sparo a Kenny. Eccolo. Fuori 1. Fuori 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Io ho finito i colpi. I'm out! Me too! Fuck! Where do we go? No goddamn opening! Non penso che potevo gestirmela diversamente. Ho semplicemente sparato a tutto quello che si muoveva. Ah, giusto, la cantina dove c'era il bimbo morto. Sì, tanto non è senza munizioni, vabbè. Era meglio se non la perdevi, magari, ma sopravviveremo. Sì, poteva andare molto meglio. Comunque abbiamo finito il capitolo. Direi che stavo giro, potrei anche fare una pausa e ringraziarvi per avermi seguito e invitarvi a mettere un like se il video è stato di vostro gradimento. E ci vediamo alla prossima.